Salve a tutti e benvenuti a un nuovo video di TIF. Siamo arrivati qui finalmente nel passaggio segreto sotto la casa dell'architetto. Sono riuscito a mettere fuori combattimento tutte le guardie dopo una vita. Ovviamente voi non vedrete tutto il processo, taglierò un po' perché altrimenti il video sarebbe troppo noioso. E niente, ora dobbiamo capire come funziona questo interruttore qui. Devo attivare questo. Devo andare sia giù che su. Forse immagino che devo andare giù. Spero che sia giusto. L'ascensore è molto molto veloce e molto moderno. Mi chiedo come funzioni. Forse elettricità. Ma comunque questo è un gioco un po' molto steampunk, quindi la tecnologia non si sa bene, è mischiata, medioevo, moderna, eccetera eccetera, magia, un po' tutto mischiato, per cui questo gioco non si capisce, non ha diciamo un'epoca precisa, un Non sono rimasti nemmeno gli occhi per piangere. po' un nonsense, diciamo. Questo cos'è? Dove mi trovo adesso? Nuova mappa F1. Forse non so se dovevo venire qui però, perché l'obiettivo me lo indica dall'altra parte, quindi ho dei dubbi che sia qui il mio obiettivo. Ho dei seri dubbi. Mi è venuto un colpo assurdo perché c'era una trappola che non avevo visto. Maledizione. Mi sono preso un colpo. Ah, bastardi. Trappola. Devo Un uomo che ha molto da nascondere. Se ne dire, sì. avessi il tempo, mi divertirei molto qui. Già. Che c'è qui sopra? Il giardino di Eastwick. Oh wow. Non si tengono i segreti in una serra. Una trappola qui? Mi parrebbe di no. Cibo, grazie mille. Comunque mi sa che non è dove devo andare qui. Dovevo andare su invece che giù. Però già che ci siamo, diamo uno sguardo. Ah, ma qua è proprio il giardino dove stavo all'inizio, quello, il posto pieno, strapieno di guardie. Vabbè, non mi importa. Oh, però posso azionare questo? Cosa ho fatto chiudendolo? La zona è sicura al momento, ma l'architetto la sa lunga. Non ne ho idea, onestamente. Forse devo venire qui per aprire, diciamo, la valvola in modo che così l'ascensore funzioni come dovrebbe funzionare. Non ne ho idea. Comunque, torniamo indietro e prendiamo l'ascensore per andare su perché non ha senso, diciamo, andare di là che non è il mio obiettivo. Comunque sembra non esserci niente, sembra esserci solamente il giardino dove sono passato all'inizio. Che palle, trappole, me le dimentico. Mangia. Ok, guarda per terra. La prima la prendo, poi mi ricordo che ci sono le trappole e le levito, però all'inizio mi dimentico. Non sempre, ma ogni tanto mi capita. Dunque. Qua ci sono già andato. Le strade non sono sicure. C'è uno spioncino per spiare. Cosa c'è? C'è una stanza che non c'è nessuno in quella stanza, quindi non ci importa. Ok, andiamocene. Andiamocene sopra l'ascensore. Stavolta andiamo su invece di giù. Dovrebbe riportare dove stava all'inizio. Adesso mettiamo ancora più su di nuovo. Vai, 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 vai. La 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 la. Andiamo, Garrett, verso nuove avventure. Verso l'infinito e oltre. Perché Eastwick si trova qui? Ammira il crollo delle sue creazioni? Vicino
certo non lo lascerò assorto nei suoi pensieri. Quel progetto mi serve. Ok. Quindi siamo andati direttamente dove dovevamo andare. Una trappola lì? Probabilmente di no. Oh, ora si spiega la mancanza di collaborazione. Si è impiccato. Prima Cornelius, ora Eastwick. Già. Pare che essere amico del barone faccia male alla salute. In un modo o nell'altro sarebbe finito così. Già. Quindi o prima o dopo sarebbe morto lo stesso. Eastwick, servitore del leone. Per ordine del barone in persona, Elias Northcrest, devi consegnarti alla di lui arma. Sì, venite a prendere il cadavere, perché lui non c'è. È andato. Sapete com'è? Lì c'è qualcosa. Non credo che riesca a sfondare, comunque ci sono tipo 2000 cose lì davanti. Mastro Eastwick, è molto meglio se uscite volontariamente. Uno. E questo tizio veramente con i passaggi segreti ci è andato pesante proprio, eh. Era un amante proprio dei passaggi segreti. Appassionato proprio. Ok. Oh, wow. Roba potente. Spero che non sia un puzzle. Però ne ha tutta l'aria, diciamo. Ne ha tutte le sembianze. Eri il più grande ammiratore del tuo lavoro. Risolvi l'enigma del diorama, esatto. C'è, cos'è, una moneta lì? Forse. Poi c'è un'altra cosa da attivare. Anzi no, è un binocolo. Cannocchiale, o meglio, perché solo uno non ne ha due di lenti. Questo. Far scendere il corpo. Hai sentito? Sappiamo che sei lì, Eastwick! Aspetta qui, che sta arrivando il corazziere. Oh, wow. Magari avrei dovuto evitare di... Avrei dovuto evitare. Ora mi hanno sentito e si sbrigheranno ancora di più a sfondare. Forse ho meno tempo, spero di no. Mastro Eastwick, aprite la porta! Dove è finito il corpo? Forse è il corpo che contiene la risoluzione per il problema, tipo la chiave o qualcosa? Può essere? No, sembra molto deceduto il tizio. Salire di qua. Sta giocando a Ratto Sally Jack là dentro o cosa? La rocca. Questo è il giocattolo che mi interessa. E okay. Allora, giochiamo. Quindi... Sistemare il modello affinché corrisponda all'edificio, prima che questo crolli. Oh, alleluia! Dopo tre quarti d'ora ce l'abbiamo fatta. Sembrava talmente facile, ma... Al tempo stesso era tipo impossibile, non capisco perché. Devo dire che i puzzle in questo gioco veramente non fanno per me, devo essere sincero. Sta giocando a Ratto Sally Jack là dentro o cosa? Sicuramente non fanno per me, ma per niente proprio. I puzzle di questo gioco, devo essere molto onesto. Allora, lì c'è un interruttore. Qui c'è un'altra cosa da attivare. Meno male che c'è l'istinto, altrimenti il focus... Sta entrando il corazziere bastardo. Non muoverti! Non... L'architetto! Wow, che bestione! È stato il ladro! No, non è vero, non sono stato io, bastardi! Oh merda! Merda! Vai, corri Garrett, corri Garrett! Merda! Oh merda! E ora? Sera. Sera. Bonsoir. Va da solo? No. Purtroppo no. Salta. Ok, andiamo. Andiamo. Vai Garrett.
Sono Spider-Man. Non proprio, ma dettagli. Vediamo. Questa apertura alla base, una specie di condotto di ventilazione. Entrare da lì sarebbe un suicidio, ma direi potrebbe essere l'elemento sorpresa che cerco. E questo cos'è? La gran cassaforte del barone. Wow. Pare che sia grande come una casa e colma di ricchezze. Così si dice. Come faccio a rubarle tutte? Bella domanda. Bella domanda. Se è grande come una casa, non è che me la posso mettere in tasca. Così. Ci hai pensato, Garrett, a questo piccolo problema? Ci serve tipo un cargo per portarlo. Andiamo di qua. E non credo che esistano in questo gioco i cargo. Andiamo. Let's go up this bitch. E oppla lai. Devo andare su o... Sì, credo che devo scendere di qua per forza. Ho poca scelta. Sì, devo passare qui sotto. Let's go bro. Oh, che bel cunicolo di ventilazione con i tubi che ho trovato. Molto molto carino, devo dire. Andiamo giù di qua. E oppala. Ho rubato il vecchio libro dalla cassaforte dei fiori. Ancora, beh, è la solita cosa che ho letto prima, praticamente. È sempre la stessa cosa. Momenti di caricamento, momenti di te. La la la. Ok. Che bel posticino. Wow. Wow, piccole esplosioni. Così all'improvviso. Cose che nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere in un gioco di questo tipo. Comunque, questo video finisce qui, spero vi sia piaciuto, se vi è piaciuto lasciate un bel like, commentate, e se non siete iscritti iscrivetevi al canale, mi farebbe molto piacere, noi ci vediamo alla prossima, ciao!